ideale, proprio, perché se voi guardate, qui c'è scritto, nella dicitura della norma, c'è scritto parapetto di piedi con altezza minore di 3 metri. Quindi vuol dire un parapetto può essere un 19, non può essere un 20, non può essere un 20. Quindi, ora, in tutti questi casi, in qualunque tempo, si scrive pari, minore o uguale, perché l'ingegnere guarda, se uno fa di 2 metri, non so se voi siete d'accordo, è sbaglia, perché minore di 2 metri vuol dire al massimo di 1,19,99. Dice che cambia nulla. E che anche in un emendamento, volutamente come dire, che va a piantare una dimenticanza, l'assessore ci risponde che non possiamo accettare, però questo è un questo va detto alla sera, guardate come parla, detto che tacchi un po', io lo vedo solo. Però allora, voglio dire, questa è la dimostrazione della situazione. Cioè nemmeno quando si corregge un errore, che è un mero errore, come si dice, di parte dura. Cioè, ora, è logico che un'amministrazione pensi di mettere un limite a 1,19, è logico che la metta a 1,20. Noi aggiungiamo uguale, no? Volete scommettere che quando andranno a redare un forma offerta, siccome non sono degli sciocchi, ci scriveranno minore o uguale? Perché sono sicuro, nemmeno questo. Questa è la dimostrazione. Cioè la dimostrazione che il nostro istituzionismo non va all'assessore, il sindaco, non si confronti, perché se ha deciso in questa posizione deve avere cittadinanza in un consiglio dove si va a svolgere il dibattito sulla città che tante volte il sindaco ha, come dire, paventato e mai né proposto e ne ha partecipato quando abbiamo proposto noi con 12 strumenti abbiamo. Mozioni, emendamenti. Sono passati 5 anni, questo deve essere il luogo dove si discuteva la città. Io il sindaco l'ho sentito 5 volte, interventi spot, mai un dibattito serio, nel senso di importante, e anche stasera la dimostrazione dell'ostruzionismo sulla Sandro è questa, nemmeno di fronte alla correzione di un mero errore, perché quando l'ingegnere si prevede, sì, obiettivamente lo capisce chiunque che la volontà di avere mette di vita un errore. Ma siccome l'italiano purtroppo a tenere, non abbiamo detto, ah, mettiamo un po' uguale, mi hanno detto, si fa, no, ad andare ad accumulare i testi quando hanno un errore. È stato detto che è stato fatto un errore. Ecco, mi domando io, ma di fronte all'emendamento respinto, dovrebbe essere tale presidente, di fronte all'emendamento respinto, in sede consiliare, dove c'è la rappresentanza della popolazione polese, laddove la giunta con gli apparati tecnici dovessero fare quel tipo di correzione, la cosa regolare, deontologicamente. Cioè, mettiamo che sia proposto di farlo altezza invece di un metro tanto. La propone i cittadini, la propongono i cittadini, nostro tramite. Cioè la comunità ci viene bocciata. Domani l'assessore Mattioli, in sede di osservazione, sua sponte, della sua giunta, fa quel cambiamento. Io ci trovo un bullus della democrazia, perlomeno nel rispetto delle regole, perché non si accetta la proposta che viene da una rappresentanza di cittadini, perché si va dai 18,9, siamo arrivati anche a quasi 40 quando il centro-destra si è votato a noi. Non è stata ascoltata la proposta e constava del 40% della rappresentanza dei cittadini di Empoli, e poi magari la prima che ho nominato, non votato a nessuno, ci metterà a mano insieme alla parte tecnica e potrà portare questa correzione. Io lo trovo anche un graffio, voglio dire di più, un graffio alla cristallinità della tenuta demorale di questa città, che ovviamente che volete interessi, ci pensa voi. Grazie consigliere. Tutto sui interventi su quel che sa fare. Thank you.
la mia banca è vicina. Ci dobbiamo unire. Ma a un certo punto è venuto a dire, ma volevo essere soli di Dio. E c'era un problema. Perché c'è un cielo fuori, ma che fuori è cimiano con il cimiano. Alla fine vanno fuori la stanza, la scheda va bene o no? Ora va bene, 9.1 attesa dei camminati, se non c'è l'intervento di risposta passa la discussione, passa la discussione, dopo la prova, attesa camminati o altro? Emendamento numero 27, altezza dei camminati, punto 9.1, articolo 9, distanza per nessuno, si vorrei creare una fusione? Articolo 8, no, sulla scheda l'emendamento riportato l'altezza, ma sull'emendamento, però sulla norma è distanza. Il veramente non è attivo. distanza veramente obbligata e di facile rispetto. Distanza minima dei familiari da confini proprietari della zona. Sì, ma tutta la letteratura. Capisci bene che è una